Credevo che Al Crane avesse il coraggio di mettere il filo spinato. E mille delle mie bestie muoiono di fame e di sete. Ecco che significa quel filo. In fondo devi far trasmigrare le tue mandrie solo una volta l'anno. Troverai il sistema di metterti d'accordo. Non ho più voglia di discutere. Crane sa che avrei fatto se metteva quel filo. Lei... ne abbiamo passate di ogni specie insieme. E io non ti ho mai abbandonato. Il filo spinato non è una buona scusa per rendere vedova la moglie di Crane. A che cosa hai pensato tutti questi mesi? Al filo spinato o a Helen, la moglie di Crane? Subito da te, Blaze. Non credevo che veniste con questo tempaccio. Edith, prepara il caffè. In quanto a mangiare, non ci andate tanto leggeri. Non è mica molto tempo che avete fatto rifornimento. Non siamo qui per comprare viveri. Sono qui per altre ragioni. Senti, Blaze, anche i contadini hanno diritto a vivere. Non ho mai visto tanta roba qui. Fai degli ottimi affari con loro, Victor? È gente che lavora sodo. Chiedono solo che il tempo si mantenga buono e di essere lasciati a lavorare in pace. E ti risulta che io non voglio stare in pace? No, ma ho visto come tratti chi ti dà fastidio. Non voglio vedere uccidere. Non tocca a te. Finché c'è qualcuno che li fa fuori per te. Ti sono riconoscente per quello che hai fatto in passato. Ma i tempi cambiano e anche noi dobbiamo cambiare. Non discuto per questo, ma per le barriere di filo spinato. Io l'avevo avvertito, Crane, che era da stupidi ordinare quel filo. Ma tu gliel'hai procurato, no? Crane ha diritto di spendere il suo denaro come gli pare. Sei dalla sua parte, Victor, mi basta questo. Crane è testardo, non si piegherà. È un vero contadino e non sa servirsi della pistola. Se lo sfidi è un omicidio. Buongiorno, signora Crane. Salve, Victor. Dan. Signor Starrett. Se vuol darmi la lista, la servo subito, così può andar via prima che sia buio. Io e mio marito restiamo. Al vuol sistemare degli affari domattina. Il caffè è pronto. Oh, salve, signora Crane. Prendi una tazza di caffè con noi? Grazie, Edith. Ma dovrei andar via, è la prima volta che mi muovo dalla fattoria dopo parecchi mesi. Avevo promesso alla signora Preston di passare da lei. Su, coraggio! Il mio caffè non è la solita acqua calda che bevete.
Avanti, vai a prendere una tazza di caffè, te lo offriamo da amici. Non si siede, signor Starrett. Sono contenta che suo marito abbia deciso di mettere il filo spinato. Vogliamo più contadini qui e meno allevatori. Non è molto gentile da parte tua, Edith. Sono anche troppo gentile. È per colpa vostra che non posso sposarmi. Non voglio per marito un garzone di stalla pagato 4 soldi e che dorme in un pagliaio. Preferisco un agricoltore con una casa e un pezzo di terra. Al signor Starrett interessa di più mantenere aperti i pascoli che vederti sposata. Non credo che sia tanto cattivo. Edith, hai preparato il lardo? Non possiamo pensarci più tardi, papà. Scusate. Come ve la passate al ranch? Fa un freddo maledetto quest'anno. Ah, mi scusi, signora Crane. Questo caffè mi ha fatto ricordare che buon sapore ha il whisky. Mi scusi. Ci vediamo giù al saloon. Hai qualcosa da dirmi, Ellen? Non ti amo più, Blaze. E vorrei che tu te ne convincessi. Ah, no? Capisci che è stato uno sbaglio? So solo che ti amo, non mi importa se sia uno sbaglio o meno. Amare te mi ha reso estranea alla mia famiglia. Mi fa sentire disonesta ogni volta che Al mi guarda. Non è bello. Meglio non amare affatto. L'hai conosciuto prima e l'hai sposato, e adesso ti domandi perché l'hai sposato. Sarebbe disonesto passare il resto della tua vita con lui. Quando arrivai qui avresti potuto avermi come volevi. Ero in un paese nuovo, volevo costruirmi una vita. Avrei rinunciato a mio marito se mi prendevi con te. Mi sono sbagliato. Non sono fiera di quel che abbiamo fatto. E io non sono fiero di averti lasciato a lui. Potevo essere più decisa e più forte se mi aiutavi. A me importa solo quel che farai ora. Ci vedremo in paese un paio di volte l'anno. Io ti chiamerò signor Starrett e tu mi chiamerai signora Crane. Ecco quel che faremo. È facile a dirsi, ma non facile a farsi. Non mi sono mai sentita tanto sola come quest'inverno, ma ho potuto riflettere. Sarò la moglie di Al Crane per sempre. Mi dispiace che tu debba dire questo. Tutto dovrebbe andare come vuoi tu, vero? Non vuoi che i contadini recintino le fattorie e sostieni i tuoi ordini con la violenza. Vuoi la moglie di un altro uomo, ma prima devi ammazzarle il marito. Non hai troppi scrupoli, vero, Blaze? È un lusso avere molti scrupoli nel Wyoming. Guarda un po' che tempo. Se continua lo scirocco, le strade diventeranno un fiume di fango. Dovrei restare in paese qualche giorno. Questo è da escludere. Ehi, George. Mi sembra che il mio cavallo zoppichi dalla zampa sinistra. Fagli un massaggio prima di dormire stasera. Può darsi che domani il cavallo non ti serva più. Arriva. Vedo che hai comprato il petrolio. 20 litri, come mi avevi detto. Ci siamo riuniti. Non per organizzare una festa. Infatti. Parlo a nome dei presenti, Blaze. Non possiamo tollerare altre sparatorie a Bitter. Non comincerò io, Victor. Vorrei riavere quella latta di petrolio, Blaze.
Perché, non l'hai pagato? L'ho pagato. E allora tienilo. Vorrei fare due chiacchiere con lei, Star. Lei avrà visto il mio carro venendo qui. L'ho visto. Quando la strada sarà praticabile porterò qui quel filo spinato e recinterò i pascoli. L'avevo immaginato, Cran. E che cosa intende fare? Farà freddo domani lungo la strada. È buona idea fermarsi e accendere un bel fuoco. Dicono che il petrolio sia la cosa migliore per bruciare un carro. Se brucia il mio carro io... Al! Al! Ti prego. Che cosa intende fare allora? Andare nella mia stanza e fare una bella dormita. Le ho fatto una domanda precisa, Starrett. Quando mi sveglierò domattina saprò che fare, di solito è così. Voglio saperlo ora. Vuoi conoscere il futuro, Krem? È una pretesa eccessiva. Non ho paura di lei. Il signor Starrett e io dobbiamo parlare d'affari. Ti dispiace scusarci? Sono sicura che al signor Starrett non dispiace la mia presenza. Il fatto che la signora Crane sia qui con noi non mi impedirà di parlare. Lotterò per le mie convinzioni, signor Starrett. Morirò se è destino, ma lotterò. Voglio che lo sappia. Tu parli troppo, contadino. E sei anche ambizioso. Sei arrivato qui un anno fa con un carro che cadeva a pezzi cercando un buon posto. E credi di averlo trovato. Ma non hai mai pensato perché è un buon posto. Quando Dan e io venimmo qui, Bitter era il rifugio di tutti i fuorilegge e di tutti gli assassini del territorio. La vita di un uomo valeva quanto il prezzo di una cartuccia. Nessuna donna era sicura nelle strade, per non parlare delle fattorie isolate. C'è voluto qualcosa di più delle chiacchiere per eliminare i banditi che infestavano la strada che tu percorri con tanta sicurezza. Non dico che Dan e io abbiamo fatto tutto, ma abbiamo fatto più degli altri. Li abbiamo inseguiti in mezzo alla neve mentre tu te ne stavi nell'est con la tua stufa a scaldarti la pancia. Nessuno ci ha ringraziato, nessuno ci ha pagato. L'abbiamo fatto perché era casa nostra, perché ce l'eravamo guadagnata. E tu non hai fatto altro che venire qui a piantare le tue sudice radici. E ora vieni a dirci che appartiene a te e non a noi. Senti, Cran, hai detto che lotterai per quello che vuoi. Beh, sono 20 anni che non faccio altro e non intendo smettere proprio ora. E non ci sarà Zappaterra al mondo capace di impedirmelo. Dammi una bottiglia, Tom. Non uccidere mio marito. Ma lui vuole uccidere me. Al non ha mai sparato un colpo in vita sua. E allora non porti la pistola. Non è un vigliacco. Lui non prega per la vita. Io non sono coraggiosa. Io invece ti prego. Perché non le racconti a lui queste cose? L'ho fatto, ma non mi ascolta. E io dovrei ascoltarti? Mi vuoi ancora, Blaze? Vuoi che venga al tuo ranch con te? Ti sto offrendo me stessa, alle condizioni che vuoi, ma non uccidere Al. Tuo marito è un uomo molto ostinato. Non rinuncia al filo spinato, rinuncerebbe a te. Gli dirò che non l'amo più. Verrebbe a riprenderti e andrebbe a finire allo stesso modo. Tu non sei crudele, ti conosco abbastanza per saperlo. Perché devi essere crudele con lui? Perché non riesco a provare pietà per uno che odio. Odi anche me.
Di a tuo marito di caricare il suo carro e di portarti via dal Wyoming. Credi che non l'abbia fatto? Lo sapevo che sarebbe successo. Da mesi temevo che venisse questo giorno. Dovrai farlo. Convincilo a portarti via. Sì, ha paura di te. Però non è un vigliacco. Piuttosto che fuggire morirebbe. E allora è così che finirà. Mi scusi del disturbo, signor Starrett. Non ti servo a niente, Blaze. Non ti servo a niente. Fermo! Non tocchi quel petrolio. Se ne vada a casa. Siamo in tre. Ben, ruzzola la bottiglia sul banco. Quando cade a terra fuoco. Falla ruzzolare, Ben. Vi serve qualcosa da noi, forestieri? Sì, può darsi. Stavo cercando un posticino tranquillo. Stavamo sistemando una questione privata. Chiedo scusa. Non mi piace essere considerato un intruso. Consegnateci le armi. Non c'è niente da rubare in questo paese. Ti sorprenderebbe vedere quanta roba c'è da prendere. La strada finisce qua. Non potete che tornare indietro. Siamo bloccati alle spalle. Chi è che vi sta inseguendo? Cavalleria. Ce l'abbiamo a 2 giorni di distanza. La cavalleria non perde tempo con 4 gatti come voi. Capitano Jack Brown, esercito degli Stati Uniti, una volta. Ehi tu, voglio da mangiare e dormire per me e i miei uomini. Ti pagheremo. Sì, sì. La cavalleria non perde tempo a riposarsi. I miei riposano invece. T-
State a sentire, fate come vi si dice e potrete continuare le vostre faccende come se noi non ci fossimo, o quasi. Ma ci siamo e così vi conviene sapere con chi avete a che fare. Ecco qui Bill, ci prova un gusto sadico a far del male. Tex, se si arrabbia sentirete che qualcuno piange oggi in paese. Denver, un bastardo Cheyenne, odia i visi pallidi, ma come si diverte se gli capita una donna bianca fra le mani. Paus, quattro ossa tenute assieme da pelle sudicia, ma è la pistola più rapida di tutto il Wyoming. E Shorty, siamo compagni d'armi. Il giovanotto, beh, è una recluta, ma impara alla svelta. Ci credo, avete ucciso un uomo senza motivo. Non ci saranno più sparatorie. E per precauzione, Denver, Vaus, portatevi dietro quello e raccogliete le armi che ci sono in paese. E distruggetele. Non perdete tempo a discutere per nessun motivo. Quanti abitanti ci sono in paese? Una ventina circa. E la legge? La facciamo noi stessi. Non ora. Allora cominciamo, Bruno. Possiamo fare quel che ci pare in questo buco. Non vedo l'ora di cominciare. Dove le nascondete le vostre donne, eh? Lasciatele stare. Le vogliamo solo in prestito. Ve le restituiremo. Niente donne. Niente whisky e niente sparatorie. Abbiamo 40.000 dollari d'oro nelle bisacce e ci aspetta un lungo viaggio. Ci divertiremo quando saremo arrivati. Sarà una marcia lunga, capitano. Vuoi discutere, Bill? No, faccio per dire. Vorrei bere un sorso. Uno. Anch'io. Ma è l'ordine di servizio. C'è un dottore in paese? Il dottor Langer. Veterinario, sta dietro al barbiere. E questo veterinario è capace di estrarre una pallottola? Può darsi. Fermo, Bill! A quanto pare ci tenete molto alle vostre donne. A chi appartiene? È mia moglie. Non cambi idea a proposito delle donne, capitano. Ci sono solo quattro donne in paese. Vuole che i suoi uomini si ammazzino a vicenda? Tex. Bene. Frugate di sopra, chiunque troviate, portatelo giù. Shorty, portala al negozio. Poi raccogli tutte le donne e portale là. L'ordine è di restare dentro e di non muoversi. C'è mia moglie di sopra. I miei non molestano le vostre donne se io non gliene do il permesso. Ne abbiamo trovata un'altra. Venite giù voi. Signora, vada nel negozio con tutte le altre donne. Ehi tu, ti avevo detto di preparare da mangiare. Su, sbrigati. È più di un mese che stiamo in sella, capitano. Ehi, nascondi il whisky e nascondilo bene. Ora andiamo da questo conciaossi. Quando tornano gli altri che restino qui, nessuno esca dal saloon fino al mio ritorno.
E niente whisky. È un ordine. Li fa filare i suoi uomini? Hanno bisogno di me. Seguimi tu. La ferita è molto profonda e ha perso molto sangue. Non so come faccia a tenersi in piedi. Credi che vivrà? Beh, se fosse un cavallo, un vitello o una vacca lo saprei, ma non ho molta pratica di uomini. Qui dice che con una ferita profonda si può morire per emorragia interna, anche se da fuori non si vede. E c'è l'emorragia interna? Questo non lo capisco. Vuoi che lo uccida? Ucciderlo? Se Brun muore, tutto il paese sarà massacrato. E tu sarai il primo a essere ammazzato, devi mantenerlo in vita. E come? Non so come fare, non posso operarlo, non ho gli strumenti e non saprei come usarli anche se li avessi. Devi operarlo. Ma... Di che state parlando? Il capitano ti aspetta per estrarre il proiettile, dottore. Sta aspettando che bolla l'acqua. Se Brun muore, ti uccido. Cosa stiamo aspettando? Si segga. Su, beva un po' di questo. Mettila via. Nasconde il whisky. Signor Starrett, parli con me. Di che cosa? Di qualsiasi cosa. Non importa. Dove ha prestato servizio, capitano? Perché me lo chiede? Il suo nome non mi riesce nuovo, capitano Brun. Un incidente con i mormoni negli Utah. Mi chiedevo se si trattasse della stessa persona. Mi dai una mano, per favore? Che cosa ha sentito? No, non può essere lei. Ero io. Strano, una parola può cambiare la vita di un uomo. Potevo ordinare ritirata. Ma come andai in fuoco?
All'Accademia avevo deciso di essere un soldato tutto da un pezzo. E questo non lascia modo d'essere umani. Grazie. Pensi ai suoi amici. Frenerò i miei uomini. Senti, Jim. Rimani. Mi sto sapendo. Credi che se la caverà? Non lo so. La ferita era profonda. Potrebbe non arrivare a domattina. Non so che dire. Shorty. Dal barbiere. Il capitano non vuole che si veda. Ma non lo saprà mai. Sa sempre tutto. Si avrebbero impiccato a Gasper se non fosse stato per lui. E io sarei rimasto un vecchio vagabondo. Non dovevi romperla. Potevamo bere almeno un sorso. Hai mai visto cosa fa il capitano a chi disobbedisce? Non ho mai visto nessuno disobbedirgli. Io sì. Ringraziami per averla rotta. Faccio io. Sono contenta di vedere che tu e Starrett siete di nuovo amici. A me e a mio marito dispiaceva. Ormai è acqua passata, vero Starrett? Non mi sembra importante in questo momento. Anche Al potrebbe essere un amico. In fondo è questione di provare. Per Blaze ci vuole una moglie che lo tenga a freno. Claggett ha rubato un loro cavallo. Lo sta sellando, ha deciso di fuggire. È matto, non può farcela. Non sa che hanno bloccato la strada. Le donne restino dentro. Claggett, fermati. Mia moglie è sola alla fattoria, devo andare da lei. Non ce la farai, hanno messo un uomo sulla strada. Passerò. Sta morendo. Come mai? L'ho visto poco fa. Non sembrava che stesse male.
Forse non arriverà stasera. Che succederà se muore? Cominceranno a bere e a litigare. Porto via Tommy, non deve restare. No, non puoi fare niente, rimani. Verranno anche qui, purtroppo. Non devono trovarti. Dove possiamo nasconderci? Non lo so. Anche avendo i cavalli non si può fuggire con la neve. Le signore andranno a piedi. Torna in paese. Vattene. Jim, ti chiami così, vero? Non costringermi a sparare. Non credo che tu abbia mai ucciso qualcuno. Potrei cominciare con te. Che cosa vuoi? Lascia passare le donne. Non posso farlo. Stanno venendo. Gli sparerai? Non posso disobbedire a Brun. Devo avvertirlo. No. Tu non vuoi far del male a quelle donne. E nemmeno Brun vorrebbe. Solo Tex e Bill lo vogliono. Ti senti come loro? Perché non le hai fermate? Stavo per farlo. Tornate in paese. Avevo detto che le donne erano al sicuro. Dovevate aspettare, perché non mi avete creduto? Hai il coltello per il manico, solo si faccia avanti. Ma non se la prenda con loro, è stata mia l'idea. Possiamo divertirci un po' adesso, Jack. Mi chiamo Brun. Non c'è motivo di trattarle bene adesso. Io mi prenoto per quella là, la prima. Io mi accontento della biondina. Non lascerà liberi quei bruti. Perché no? Vogliono ubriacarsi e divertirsi un po'. Potrebbero far fuori tutto il paese. Non resterebbe nessuno vivo per raccontarlo agli altri. Lei non lo permetterà. Aspetto l'ordine. Facciamo a sorte a chi tocca. Signor Blaze, lei è venuto meno alla sua parola. Perché non la ritengo capace di trattenere i suoi uomini. Tex, abbassa il fucile. Tornate tutti a casa e restateci dentro. Blaze, resti qui. Lo lascio a te, Tex, senza armi. Eri convinto di essere un grand'uomo qui in paese, eh? Ha ha ha!
Klaus, Denver, finita. Con i pugni. Prende quel ragazzo. Vieni qua, figliolo. Che volete da lui? Deve seguirmi. Prendetemi. I tuoi amici sacrificherebbero te, ma non metteranno in pericolo il ragazzo per causa loro. Non si preoccupi del ragazzo. Lo proteggerò io. È una promessa. Ora torni in casa. Per favore. Se ne andranno appena spunterà l'alba. Certo. Sembra che Brun si sia rimesso. Si sono riuniti tutti nel saloon. Bene. Al ti è grato per ciò che hai fatto. Sinceramente grato. Torna da lui. Gli ho detto che sarei venuta qui. Gli ho chiesto di accompagnarmi. Mi ha risposto di venire sola. Penso che sappia e comprenda. Che c'è da comprendere? Sei sua moglie, io un estraneo. Torna da tuo marito, signora Cren. Grazie, Blaze. Grazie per aver capito. Perché sei venuta qui, Edith? Devo vedere Bobby. Va benissimo. Questo non è posto per te. Ti prego, cara. Va a casa. Voglio vedere Bobby prima. No, no, per favore. No. No. Di che lo farai o ti spezzo il braccio. No, no, per favore. Lascialo no. Stare, Bill. Bru ha fatto nascondere il whisky. Il ragazzo sa dove si trova e ne voglio una bottiglia. Perché non lo chiedi a Bru? Dai tu gli ordini ora. In questo caso sì. Ah, lascia perdere, Jim. Siamo tutti un po' nervosi perché non abbiamo da divertirci. Quando gli è passata, dagli la pistola. Va via di qua, Edith. Lo porto via con me. Ferma. Mi dispiace, ma non può farlo. Non ha fatto niente, non le faccia del male. Non voglio far male a nessuno. Lui è buono. È un bandito come tutti gli altri.
È stata una pazzia venire. Riporto Bobby a casa con me. Questo peggiorerebbe la situazione. Il ragazzo deve restare. Ho visto quel che è successo, l'ho sentito piangere. Non succederà più, deve restare. Non c'è niente da fare, Edith. Come stai, piccola? Era preoccupata per il fratello. Se ne va ora. Ah, non è il caso. Come ti chiami, piccola? Bruna ha detto di non molestare le donne. Oh, non l'ho portata qua io. È qui perché ci è voluta venire. Il che cambia la situazione. Fermo, Bill! Stasera hai proprio voglia di litigare. Ho un'idea migliore. Perché non ce la giochiamo? Se ne vada. Bobby, di a tua sorella che se ne vada. Va via, farò bene. Non era il caso di minacciarmi. Io ti sono amico. Lavoriamo insieme, no? Certo, Bill. Lavoriamo insieme. Siamo amici. Vuoi una tazza di caffè? Sì, grazie. Sono preoccupato per Brun, come sta? Riprende forza. La ferita non è grave, dottore? Non morirà, no? Non volete che muoia, vero? No, certo che no. Non ti ha risposto. Te lo dico io, Tex. C'è qualcosa che non mi persuade in questa storia. Ah, sì? Cosa? Hai un ottimo aspetto, Bru. Dov'è quel ragazzino? In cucina con Jim. Non voglio che li facciate del male o lo spaventiate. No, c'è simpatico a tutti. Voglio che rimanga con Jim. Ehi, Bru, che ne dici di aprire una bottiglia? Solo un sorso. È per il freddo. Voglio che rimaniate tutti sobri. Ce ne andremo via all'alba. Non partiremo domani, né dopodomani. Non hai visto che tempo si è messo? Gola secca che mi fa male. Abbiamo rubato. Abbiamo sparato per aprirci la strada. E perché? Per star qui seduti a scaldare le sedie come fossimo in galera. Capitano, siamo uomini col sangue nelle vene. Non puoi continuare a trattarci così. Siamo i padroni del paese, eppure non possiamo far niente. Altri due giorni così mi sembreranno 2 anni di prigione. E allora nemmeno tu riuscirai a tenerci a freno. Ho dato la mia parola agli abitanti di questo paese. Perché l'hai data? Per darti importanza a spese nostre? Perché non gli rispondi? Se vi ubriacate, poi comincerete a spararvi per quelle femmine. Voglio andarmene via di qui all'alba e con 6 uomini. È sabato sera. Invitiamo le signore ad una festicciola. Niente di male, solo caffè, dolci e qualche ballo. Ci smorzerai i bollori per un po'. Già, vorrei fare soltanto 4 chiacchiere con quella ragazza. Non le chiederò neanche di ballare se non le va. Senza un whisky sarà una serata tranquilla.
ci distenderà i nervi. Va bene. Me la ridai, eh? Se fossi ubriaco ti farei vedere come ballo. Forse Brun tirerà fuori il whisky fra un po'. Non lascerò più che Bill la tocchi. Perché? Lei è migliore? Mi scusi, non volevo offenderla. Ha ragione. Sono uno di loro. Non permetterò che Bill la tocchi, ma non è tenuta a ballare con me. Non mi lasci. Perché non balliamo? Io voglio solo guardarti. Tex è arrivato al punto in cui nessuno lo ferma più. Parlare con la signora? Subito. Ho già provato molti e sono morti. Perché ha permesso questa cosa terribile? Ci sono cose peggiori che ballare con dei fuorilegge. Vi prego, andatevene. Presto. Perché siete venuti qui? Dovrebbe essermi grata. In fondo abbiamo salvato la vita a suo marito. Non credo che Blaze l'avrebbe ucciso. Senta, signora Crane, quando io con i miei uomini me ne sarò andato, ci sarà un duello e lei resterà vedova. Shorty? Shorty! State divertendo, miei signori? Sì. Quanto gli resta da vivere, Abro? Gli ho dato una forte dose di morfina. Attenua il dolore e il paziente si sente forte. Ma appena l'azione finisce comincerà a tossire e ogni colpo di tosse è uno strappo ai polmoni.
E se va a cavallo in quelle condizioni, morirà. Non mi aspettavo di sentire musica stasera. Hanno portato le donne con loro al salone per ballare. Ballare? E gli uomini che hanno intenzione di fare? Niente, parlano soltanto. Crane parlava di andare da Bru. Se lo fa, avrai quello che vuoi senza dover muovere un dito. Adesso basta. Devo ricevere degli ordini ora? No. Voi non conoscete il clima di questi luoghi. La bufera è solo quassù, ma nella vallata il tempo è buono. Sei venuto per parlare del tempo? I soldati che credete lontani sono già sulla pista e stanno per arrivare. Questa premura per me e i miei uomini, signor Blaze, è commovente. La vostra posizione è tatticamente insostenibile. Non potete battervi contro i soldati qui, anche un caporale se ne renderebbe conto, capitano. Può suggerirmi un'alternativa? Sì, se mette fine alla festa. C'è un passaggio fra le montagne, non è un sentiero, non c'è una pista, ma si passa. Io ci sono passato. Mente. Perché non ha portato via le donne da quella parte stamane? Troppo faticoso per loro. Potrebbe anche esserlo per qualcuno dei suoi uomini. Mente. Te lo dico io, Brun, mente. Lo sapremo presto. Lei verrà con noi, ci farà strada. E non la trovereste senza di me. Shorty, fai i bagagli e raduna gli uomini, si parte all'alba. Jim, porta via le donne. Thank you.
Non abbia più paura. Ce ne andremo fra pochi minuti. Ha bisogno di qualcosa? Tabacco? No, grazie, non fumo. La ricorderò sempre. Addio, Jim. Addio, Eddie. Non vada con lui. Devo andare. Forse tornerò, ma ora devo andare. Se va, non tornerà mai. Non c'è passaggio tra le montagne. Nessuna pista per Cheyenne. Non ho detto che c'è una pista. Ho detto che esiste un passaggio. Non è riuscita a giocarmi, non si passa. Uccidilo. Fermo, Jim. Vorrei dirle perché le ho mentito. Non mi interessa. Lei sta morendo, Brun. Questo le interessa? Come vuol morire? Lei è un uomo, non una bestia. Può andarsene e morire con onore. Può scatenare i suoi uomini qui e morire come un porco nella melma. Può ripetere il massacro dei mormoni? Come vuol morire, Brun? Ha detto Edith che non c'è il passaggio? Non ho detto come l'ho saputo. Ti piace, Edith? Hai un'idea di cosa le farà Bill quando Brun morirà? Glielo impedirò. Non ci sarò più io ad aiutarti, figliolo. Ehi, un momento. Io so quello che faccio e so quel che Jim fa. Ma lei, che motivo ha? Perché vuole morire? Anch'io so quello che faccio. È inutile parlarne. Ogni pazzo ha i suoi motivi per quel che fa. Edith ha detto la verità. Non c'è modo di attraversare le montagne. Chi lo sa? Forse troverò una pista. Non so nemmeno se verranno. Ma se ti seguiranno, sai che non tornerai indietro. È probabile. E perché lo fai? Non faccio niente di speciale. Porto via dei farabutti da un paese che non li merita. Tu non sei lo stesso che voleva uccidere Al. Non riesco più a capirti. Non preoccuparti. Fai tutto questo per me?
Vorrei saperlo, Blaze. Lo faccio solo per me. L'altra sera, quando mi supplicasti di non uccidere tuo marito, dopo che tu uscisti, mi sono guardato nello specchio e la mia faccia non m'è piaciuta. Non ho visto differenza fra me e quei banditi che si sono impadroniti del paese. Anzi, loro non pretendono d'essere migliori di ciò che sono. Non c'è nient'altro, signora Crane. Che ce la faremo. Nessuno di noi ce la farà. Come si esce di qua?
bisogno di un altro cavallo. Monta su un cavallo da sonno. Jim, dagli il tuo. Ti hanno detto di scendere. E io ti dico di lasciare le bisacce dove sono. Ci sono 6.000 dollari. Non puoi portarli comunque, scendi. Segui la pista. Se la neve la copre, volta sempre la schiena al vento. Giù! Jim, quella pistola non ti serve. Siamo in due a dare la festa, signor Blaze. Muoviti, Jim. Salutaci tanto i soldati, bamboccio. Contaci. Avanti! Ad aiutarmi. Fermi, restiamo qui finché Brun non possa risalire in sella. Non ci fermeremo. Monta a cavallo. Grazie, capitano Brun. Ma di che lo ringrazi? Monta in sella. Non credo che ti convenga uccidermi. Blaze ci serve ancora. Dovremo fermarci qui a seppellirli. Thank you.
Siamo stati fortunati, dopo tutto. Fortunati? Già. Siamo partiti con neanche 6.000 dollari a testa. Ora ne abbiamo altri 18.000 da dividere in quattro. Cheyenne? Ora pensiamo a te. Cheyenne? Ora pensiamo a te. Che stai cercando? Non vedi niente? Non molto. Non c'è niente da vedere. Tu sai dove ci stai portando? Sì. Menti. Io lo so. Voltati e torna al campo. Ti farò vedere come i Cheyenne trattano i mentitori. Alzati, tu non sei ferito. È stato proprio Vaus che ci ha dato l'idea. A cavallo. C'è un gran riparo.
Dobbiamo cercarlo e riportarlo qui. Ci serve. Gli ho ammazzato il cavallo, tornerà da noi strisciando. Ora accendiamo questo fuoco. Noi abbiamo i cavalli da mangiare e le armi, creperebbe da solo. Maledetto vento! Non resisteranno nemmeno i cavalli. Su, accendiamo. Che cosa fai? Non ho più fiammiferi, neanche uno. Thank you.
Bentornato, signor Sterling. No, aspetta. Ho pensato che è meglio tenerlo qui finché ci sono i soldati in giro. Vorrei lavorare per lei, se mi vuole. Va bene, Jim. Ma questa non ti serve.